Albano smette di cantare nel 2018 e diventa giurato di The Voice. Perché Albano ha deciso di ritirarsi nel 2018? Felicità, è un bicchiere di vino come un panino la felicità. Scommetto che avete letto queste parole canticchiando perché chiunque, giovane o grande che sia, conosce questa frase, parte di una delle canzoni cult degli anni 80, Felicità. L'interprete di questa canzone, il grande Albano Carrisi, in arte Albano, ha dichiarato di volersi ritirare nel prossimo anno. Raggiunti i 74 anni, ha posto un come data limite il 31 dicembre 2018, ultimo atto di una brillante carriera, durata più di 50 anni. Come riporta il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, il cantante salentino ha spiegato che i motivi per i quali ha optato per questa dolorosa opzione. Su tutto, gli interventi che ha dovuto subire, a seguito della recente ischemia, per il cancro alla prostata e per l'edema alle corde vocali. Quest'ultimo in particolare ha spinto Albano a rivedere se stesso, e cambiare tenore di vita, il che portava per forza di cosa l'addio alla musica. Quali progetti ci saranno, ora per lui?. La nuova vita di Albano, tra famiglia e l'amato Salento. Oltre la musica, Albano ha sempre amato la sua famiglia e la sua terra natia, il Salento. Difatti, passerà più tempo a godersi i suoi cari, la sua mamma, a cui ha dedicato un libro e l'amata di sempre, Romina Power, con cui duetterà per il tutto 2018. Intende finire come aveva iniziato, insomma. Tornerà a vivere stabilmente a Cellino San Marco, nel Salento, dove gestisce la sua azienda vinicola che va a gonfie vele. Albano spera di emulare le vendite discografiche raggiunte da lui in passato con questo nuovo progetto. L'ultimo show televisivo, Albano rivela il suo prossimo impegno in televisione. Nonostante questo cambio di rotta, Albano ha comunicato che prenderà parte ancora al mondo della televisione. Farà parte della giuria di The Voice of Italy, il noto show televisivo in onda su Rai 1 e parteciperà al nuovo programma di Paolo Bonolis, Music. Un addio in grande stile, nonché che dire.